Sento troppe cose, troppe cose. Io sento il cane che ansima. Ansima, vero, perché fa caldo, povera creatura. Non so se è stata una buona idea comprare queste cuffie. Posso ancora fare in tempo a rimandarle indietro, però, eh? Posso fare. Sono belle, ho capito, ragazzi, ma se vi dico quanto costano, voi capite che se c'è una minima insoddisfazione andrebbero rimandate indietro. Perché sono costose. Però ho detto, cacchio, le uso per fare i video, per fare live, devo sentire benissimo io le voci cacofoniche di tutti i miei amici. Così me le metto, 1000 euro, no, di più, molto di più, molto, sono pazze, sono le cuffie più costose che io abbia mai comprato. Ho fatto sta cazzata e non ci ho neanche fatto un video sopra. Potevo fare un video, le mie costose cuffie, no? E invece no. Però ho detto, saranno mega galattiche e in effetti, cioè, sento tutto, ragazzi. Sento, cioè, se io faccio così, riesco a sentire gli atomi di pelle che strofinano l'uno con l'altro. Va bene, volete indovinare il prezzo delle mie cuffie, d'accordo. Allora, spostiamo qui, il mastro trova il prezzo giusto. Ciao. Ma per caso Odino, tu scusami, stai sentendo tutta la mia, oh, tutta la mia voce HD. Allora, ti posso dire che ti sento molto bene però, eh. Ah, ma sono più sensuale di ieri. Vuoi farmi un gorgheggio ASMR? Riesco a sentire che hai un tonsillo lite nella tonsilla sinistra. Lo sento. Dovresti bello, toglierlo. Però mi piace. No. Eh sì. Fa male poi. Allora facciamo il guess the price di queste cuffie. Secondo te quanto possono costare? Allora, secondo me andiamo su un 1500. No, di più. Beh. Allora 2500. Di più. Cosa cazzo? 4000. Allora, costano esattamente 4200 euro. Cosa? Guarda, vabbè, Anna è caduta, Anna è caduta dalla sedia da di là. Sì, vi giuro. Ma volevo vedere, volevo togliermi lo sfizio. Volevo dire, oh, si sentirà benissimo. Ma questo sfizio si è sentito veramente? Oppure è inutile? No, no, sì, sì. Buonasera, Ciotolotole, buonasera anche a voi, brutti beceri mostri. Grazie. Che comprano le cuffie da 4000 Anna ha urlato, mi ha praticamente ucciso. Davvero? Un pochino, ma non te ne preoccupare. Oh, no, scusa. Ma cosa ho visto la lente? Perché adesso la sedia. Abbasso un po'. Devo ancora capire qual è il volume giusto di queste cuffie. Scusa. Sicuramente non questo. Ok, adesso le ho abbassate un pelo. Non lo so, ragazzi, sono dubbioso di queste cuffie. Perché? Perché te lo spiego, va benissimo. Allora, tu mi hai detto di andare a prendere la cena. Il computer si era solamente acceso. Quindi va quando bene. Sono venuta qui tu già avevi iniziato la live. Quindi ho dovuto aprire Steam, aprire quella cosa che mi hai detto, aspettare tutto il tempo intanto che tu parlavi. Quando tu hai detto di andare su Minecraft, ancora stava finendo. Io ho dovuto cambiare la categoria, aprire Minecraft, entrare nel server. Perché io qua faccio tutto quanto. Bannare la gente che spammava, mettere la chat sulla Monasia. Perché sono io che faccio le cose. Perché almeno mettere la chat sulla Monasia. Adesso mi infilo, mi impalo con la spada. Anna! Ok? Ma hai chiesto te. T'ho chiesto io e tu dovevi perché dire. Perché parlare la gente, lo potete fare pure no, adesso voi, io capito? Ti giuro, metto per terra e mi ci sbatto sopra. No, è interessato, comunque noi abbiamo lui. Sì, parla tu. Ah, brava, aspetta, di un che non un po' abbiamo di cose, ancora Anna, valutato favore. Bene. Che cosa stai facendo? Cosa ti do un tappino? Parla. Un tappino. Che è successo? Cosa sta parla. Parla ancora, parla. Sta cambiando le cuffie! Parla. Signori, sta cambiando le cuffie! Perché stai cambiando le cuffie? Ma parla, perché? Parla, comunque parla, sia, no, in ogni caso. Funzione, lo sto parlando, non serve che ripeti, parla. Comunque, allora, domani abbiamo un pacco da spedire, eh? No, no, ti prego. Allora, qualità incredibile, cioè. Però non lo so. C'ho un'idea. Di sopra c'è il giradischi. Guarda che bello! Per questo meraviglioso ravage. Non vedete, lasciate, disgraziati. L'ho sentito pisello. Allora, qualità senza limiti, bellissima. Però non lo so. Non sei un po'. Non vale la pena? Di sopra c'è il giradischi. Quando ti vuoi rilassare, non le attacchi. Anna, non mi tengo tutti sti soldi de cuffie per sentire il giradischi. Allora, l'unica scusami. Giustificazione poteva essere. Papà, mio padre potrebbe contraddirti. Vabbè. Su questa cosa. Mandagli okay. Lui. Immaginati in una sdraio col giradischi. Madonna. E le cuffie. Sì, ma no. Ma non è allettante, dai! Nel deserto. Volta. Bene, perché se viene tolta schiacciando la zecca vi vomita dentro. Fate schifo. Oddio, che schifo. E non è una bugia, è vero. Stiamo traumatizzando però, povera creatura. Oh no, amici, amici. Una no, zecca andato, no, dai, no, no, il caldo no, è tornato no, ma non hai acceso il ventilatorino? Zecca. Oh my god. Allora, il ventilatorino? Compri i cubetti di ghiaccio, li metti sopra la telecamera. E quella cosa di ghiaccio che tu metti nel frigorifero proprio. Ma adesso come risolviamo?
Però vado a prendere il ghiaccio pack. No, 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 ma a parte che cazzo di idea è, si brucia tutto se ci metti quello. No, il problema è che ora come si faceva qua? No, non funziona più. Ma guarda, sei stato bravissimo a fare qualsiasi cosa, quindi non preoccuparti che sicuramente una soluzione la trovi. Sicuramente. Ma è fastidioso. Sicuramente, adesso guarda, io sto adesso sicuramente. Ma perché si è... Adesso tu ci stai provando, Lion, non avere paura, con coraggio ce la farai. Riuscirai in 5 minuti. Questo è il tempo, secondo me. Davvero? Ma 5 minuti è un'enormità di tempo. No, riuscirà nel suo tempo e ce la farà egregiamente. Ma più che altro qualcuno di voi si ricorda com'era sta situazione? Perché io me lo ricordo qual era la soluzione. Si riaccendeva tutto, in teoria dovrebbe... Dai, è proprio il caldo comunque, cioè... È perché vero. Tu non c'hai quella cosa che fa ma la videocamera? Ce l'ho però. Ma no, come ha fatto? Oh mio Dio, il caldo è ancora più potente quest'anno. Sono ritornato. Bene, buonanotte e Lion out.